Ciao ragazzi, sono Edoardo della Turbo Charger World. Oggi iniziamo a cambiare un attimino i tipi di video, facciamo iniziando a fare un excursus su quello che è SS, la turbina, il turbocompressore, i materiali in maniera un pochettino più tecnica. Partiamo dalla parte di scarico. Questo è un alberino normalmente viene realizzato con Inconel, titanio, Marangin, in base a quello che sono gli utilizzi che devono fare. Poi dopo ne parleremo in un altro video. Normalmente l'aggirante di aspirazione e l'alberino non sono realizzati in un'unica parte, ma bensì in maniere divise e vengono fissati tramite una saldatura per attrito, o che diventano molto caldi. Si diventano incandescenti, si fissano, si raffreddano e rimangono una struttura unica come questa. Una cosa importantissima, adesso spesso e volentieri si parla tanto di giranti, di aspirazione, dimensioni o altre cose, ma ricordatevi che i rendimenti, soprattutto della parte di scarico, sono legati anche al disegno delle pale, a eventuali modifiche sulle pale, sia di uscita che di entrata, sia la modifica anche di quello che è il dado di battuta. Qui. Allora, che cosa succede? Questo dado può essere modificato, può essere lavorato, può essere fatto in ogiva e ognuno di questi ha un suo vantaggio. Ricordatevi molto anche che ci sono vari sistemi fatti da KK, da IHI, da Garrett che possono migliorare quello che è l'entrata nella girante di scarico. Che cosa succede, signori? Qua vedete. Prima di tutto che ci sono vari segmenti come paraogli, quindi ognuno poi ha una propria struttura. Poi ci sono diversi paraogli in giro e noi della Turbocharger World ne mettiamo uno particolare per poter creare un maggior blocco di quello che è il passaggio dell'olio. L'alberino da questa parte è più grande, ok? Dove c'è il passaggio dell'olio, dove stanno i cuscinetti. Questo più piccolo è dove va a inserirsi direttamente sulla chiocciola di aspirazione, quindi sul piatto, spallamento, e poi viene fissato direttamente l'alberino e il dadino di battuta qua sopra, il dadino di fissaggio, normalmente sempre in rame o ogiva, quello che può succedere. Per quanto riguarda le giranti di aspirazione, normalmente vengono realizzate per fusione, ok? Come spesso succedeva molto tempo fa, o qualche turbina ancora adesso. Poi si è passato direttamente a quello che è le giranti ricavate dal pieno in Avional o altri materiali legati all'alluminio aeronautico. Cosa succede? Molte aziende adesso lo stanno facendo su IHI, KK, Garrett e via discorrendo come turbine del Mercedes A45M, che S39 IHI, vecchie S3 con le KK, le K04, spesso e volentieri adesso anche su 1300 Multijet vengono utilizzate, quindi hanno una vasta tipologia di utilizzo. Le giranti ricavate dal pieno spesso e volentieri non hanno lo stesso peso e le avete anche viste su se, chi mi segue che le ho pesate e spesso e volentieri le aftermarket, quelle che utilizzano la Turbocharger World, normalmente hanno un grande vantaggio per quello che riguarda il peso. Che cosa porta? Meno peso c'è, meno inerzia c'è, meno turbo lag uno ha e soprattutto un rendimento superiore. Dopodiché che cosa si può parlare? Si può parlare di quello che sono il disegno delle giranti, quindi se un disegno radiale o curvo, poi dopodiché più sono dritte le pale, più sopportano le pressioni più alte e lo sforzo più alto, più sono curve, più incamerano l'aria più velocemente in determinate situazioni. Che cosa succede, signori? Allora, ricordatemi alcune informazioni importanti, soprattutto per chi è il turbinista. Uno, che cos'è il trim? In base al trim cambiano i rendimenti delle turbine. Due, la R di scarico. Tre, le contropressioni che vengono generate dal tipo di disegno delle giranti di scarico. Quattro, la tipologia di disegno della girante più o meno pale, air curves e le snake, oppure determinate altezze o determinate dimensioni per il rendimento. Su questo abbiamo una grandissima scelta e una grandissima conoscenza noi della Turbocharger World proprio per potervi aiutare nel poter creare qualcosina intorno a quello che è la vostra esigenza e farvi arrivare alla potenza che volete, evitando contropressioni e soprattutto creando un certo tipo di dialogo tra noi e voi per poter capire qual è la preparazione, se il contorno è giusto, se si può tirare fuori quello che voi volete. Quindi contattateci, seguiteci su www.turbochargerworld.it, Facebook, Instagram, il nuovo canale YouTube e soprattutto su quelli che sono i video IGTV
dove sarà comparso questo video e soprattutto ne compariranno anche altri. Ma su YouTube, il canale YouTube ci saranno molti video inediti che spiegheranno molte altre componentiste di quello che è il turbo. Ciao ragazzi!